In vista delle ormai prossime elezioni, dalla Regione è presentato il nuovo sistema per la raccolta dei dati elettorali. Un nuovo sistema per la raccolta dei dati elettorali. Tra 10 giorni l'appuntamento con le urne in Molise prevede da questo punto di vista l'importante innovazione. Con la nuova legge elettorale regionale, infatti, muta anche il sistema di raccolta dei voti, non più in capo alla prefettura. L'intera macchina elettorale viene gestita dalla Regione Molise, che con la sua società Molise Dati ha creato un apposito sito elezioni.regione.molise.it ed un nuovo software sviluppato internamente. Ieri a Campobasso e stamane ad Isernia, esperti della regione hanno incontrato i responsabili degli uffici elettorali dei comuni allo scopo di illustrare il funzionamento del nuovo software, fornendo loro le password per l'accesso al sistema. Abbiamo inteso fare da soli, non per presunzione, ma per voglia comunque un po' di risparmio, diciamoci la verità, e un po' perché pensavamo di avere le competenze interne alla Regione Molise. A proposito di risparmio, mi scusi, possiamo quantificare? Il costo, affidandoci al sistema nazionale, sarebbe stato di più di 200.000 euro, per cui l'abbiamo fatto a costo zero, credo insomma sia un notevole risparmio per la Regione. Avevamo le competenze interne del Servizio Sistemi Informativi della Regione Molise in grado di sviluppare questo software, l'abbiamo fatto, speriamo di avere i migliori risultati, ma soprattutto che sia fruibile da parte dei comuni, delle persone, degli impiegati del comune che dovranno poi operativamente alimentare il sistema con la nostra assistenza chiaramente di quella notte e soprattutto dare il servizio al cittadino perché possa leggere in tempo reale il voto. Altro aspetto da rilevare è quello relativo al fatto che il cittadino potrà consultare in tempo reale online, collegandosi al sito internet, i dati del voto per seguire praticamente in tempo reale l'andamento.